E allora, alla fine non la volevo fare, ma poi la faccio, l'ho fatta. Quindi dopo la sigla lo decidiamo insieme, il miglior smartwatch per questo 2019. Ma come in ogni premiazione che si rispetti, ci sono le nomination e quindi sceglieremo tra 6 diversi smartwatch che ovviamente ho recensito quest'anno, e alla fine di ogni descrizione, di ogni scheda, vi darò anche il link alla mia vetrina virtuale nel caso in cui voi lo vogliate comprare. Via! Beh, non potevamo che iniziare da lui, l'Apple Watch 5, che è il re degli smartwatch, piaccia oppure no, perché è il 50% di quota di mercato, presentato a settembre, grandi novità, l'Always On Display, grande novità sì, per l'Apple Watch 5, bussola, ni, e la possibilità di chiamare, di fare chiamate d'emergenza, anche se non siete in Italia, nel vostro paese. Punti positivi, sicuramente è uno smartwatch che funziona benissimo, soprattutto se avete iPhone, altrimenti non funziona proprio, quindi grande integrazione, uno smartwatch tutto fare, fa bene sia la parte delle notifiche che la parte di fitness, e poi ha un assistente vocale Siri che ad oggi secondo me è ancora il miglior assistente vocale che c'è per uno smartwatch. Punti che non mi hanno convinto, prima di tutto l'autonomia, perché lo dovete ricaricare praticamente una volta al giorno. Always on display, bello, ma va a fare battery drain come tutti gli always on display di questo mondo. Il fatto che non funzioni per Android, quindi il suo grande punto di forza, che è perfetto per iPhone, e anche il suo grande punto di debolezza per Android, proprio non funziona. E poi, dovendolo ricaricare una volta al giorno, ovviamente non ha lo sleep tracking. Cosa vuol dire? Che non potete fare sleep tracking? No, potete scaricare delle applicazioni terze, ma sono applicazioni terze, non è l'applicazione di default di Apple, e quindi lo potete fare, ma non nello stesso modo in cui lo fate con altri smartwatch. Cioè, comunque, se volete fare sleep tracking dovete ricaricarlo prima di andare a dormire. Amazfit GTS, ragazzi, questo è stato uno smartwatch che nel 2019 ha veramente sparigliato le carte. Prima di tutto, quando è uscito il primo mese e mezzo in Italia, assolutamente non si riusciva a trovare. Cosa mi è piaciuto? 1. Leggerissimo, al polso non lo sentite. 2. Display veramente ottimo, si legge in ogni condizione di luce, e poi una parte fitness implementata in modo più che discreto. Cosa non mi è piaciuto? Il software. Amazfit fa davvero dei software che insomma lasciano un po' di tempo a desiderare, ha bisogno ancora di qualche affinamento. Non mi è neanche piaciuta l'implementazione del GPS, che ci mette un po' a trovare i satelliti, e quando li trova non è che proprio sia il massimo della precisione, ma questo può essere solo un problema che ho avuto io sul mio esemplare. E poi non mi è piaciuta molto la parte smart, che è una parte smart che voi avete solamente in ricezione. Oggi su Amazon l'ho trovata ad un prezzo che più o meno è intorno ai 120-130 euro. Fitbit Versa 2, successore di Fitbit Versa. Può piacere o non piacere, ma sicuramente ha un design originale, più originale di quello di GTS. È un design che riprende le forme di un quadrato. Sostanzialmente il Versa 2 è un quadrato stondato. Cosa mi è piaciuto? Alexa porta a bordo un assistente virtuale che non è affatto male. Poi vedremo la modalità di implementazione. Mi è piaciuto poi che se avete Android, non iPhone, ma se avete Android, è uno smartwatch tutto fare. Quindi ricevete le notifiche, ma potete anche rispondere, e ha un'ottima parte fitness. E mi è piaciuta l'autonomia, perché senza Always On Display attivo, anche l'Always On Display, vi dura circa 5-6 giorni. Cosa non mi è piaciuto? Non ha GPS. Che per chi fa sport all'aperto, a livello un po' più amatoriale, ma magari vuole monitorare i percorsi che fa, non ama portarsi dietro lo smartphone, potrebbe essere un grosso difetto. Alexa poi è un plus, ma anche un minus, nel senso che è sì stata implementata, ma è ancora un po' acerba. Per esempio, voi non potete chiedere ad Alexa su questo smartwatch di chiamare Tizio Caio oppure di mandare messaggi. E poi potrà sembrare una stupidaggine, ma di default questo smartwatch non ha la funzionalità di ricerca dallo smartphone, che insomma nel 2019 mi sembrerebbe il minimo. Lo trovate su Amazon a un prezzo che è di circa 199 euro. Active 2 è la risposta di Samsung a Apple Watch, porta a bordo diverse novità, soprattutto la ghiera digitale, in un design che è molto molto minimal e che è proposto sia in una versione più piccola sia in quella più grande
a 44 mm. Cosa mi è piaciuto? Beh, smartwatch tutto fare, benissimo la parte di notifiche, ma bene anche la parte del fitness. E poi il fatto che è davvero perfettamente integrato, così come è Apple Watch per il mondo iPhone, è davvero perfettamente integrato per chi ha Android. Cosa non mi è piaciuto? Non mi piace ancora Tizen, nel senso che mi piace per la sua leggerezza, non mi piace perché il parco delle applicazioni, insomma, non è il massimo. Ce ne sono tante, ma tante sono fatte anche male e parecchie sono inutili. E non mi piace su Active 2 il fatto che ECG e rilevamento delle cadute sono sì presenti a livello hardware, ma Samsung non ha ancora ricevuto le autorizzazioni. Il 2020 potrebbe essere l'anno buono e quindi speriamo. Lo trovate su Amazon, o meglio non lo trovate perché non lo vende direttamente Amazon, lo vendono altri rivenditori. Io vi ho messo il link nella mia vetrina virtuale, forse però per comprarlo questo non è il momento ideale, magari tornerà in stock nei primi giorni di gennaio. Fossil Carlyle l'ho recensito perché mi ispirava e perché ero molto curioso per il fatto che portava a bordo la nuova piattaforma Snapdragon 3100 che promette più autonomia. Mi è piaciuto per cosa? Beh, Wear OS avrà dei difetti ma anche dei pregi. Questo smartwatch viene equipaggiato con Wear OS. Tra i pregi c'è la grande disponibilità di app, una parte smart fatta molto bene e anche una parte fitness con una grande scelta tra gli allenamenti. Cosa non mi è piaciuto? Ah, un'altra cosa che mi è piaciuta è poi la grande fluidità del sistema operativo. Il gigabyte di RAM funziona veramente per Wear OS. L'abbiamo visto su questo Carlyle, ma l'abbiamo visto anche sul Mi Watch che ho recensito poco tempo fa. Cosa non mi è piaciuto? Beh, non mi è piaciuta l'autonomia, nel senso che doveva essere un punto di forza per la nuova piattaforma Snapdragon 3100, invece un punto di debolezza, perché dopo 24 ore questo smartwatch mi ha regolarmente abbandonato. Lo trovate su Amazon ad un prezzo che va dai 280 ai 290 euro. E infine Huawei Watch GT 2. Ve lo dico subito, l'estetica, lo dico sempre, soggettiva, ma dal punto di vista proprio estetico è lo smartwatch che mi ha convinto di più, mi è piaciuto di più in questo 2019. Materiali fantastici e veramente un bello smartwatch da mettere al polso. Mi è piaciuto il suo schermo 1,4 pollici AMOLED, veramente un ottimo schermo. Mi è piaciuta la parte fitness per come è implementata, nel senso che poi vi dà anche tante informazioni quando avete fatto un allenamento, e mi è piaciuta l'autonomia, perché stiamo parlando in questo caso di un'autonomia che tranquillamente vi va a coprire le 10-12 giornate. Cosa non mi è piaciuto? Beh, non mi è piaciuta tanto l'implementazione del software, è ancora un po' laggoso, un po' legnoso. Non mi è piaciuta la parte smart, nel senso che potete ricevere e non potete rispondere. E soprattutto non mi piace di questo Huawei Watch GT 2 il fatto che è un sistema chiuso. Quindi non c'è un marketplace, non potete installare nuove applicazioni, quello che avete tenete. Lo trovate su Amazon, in questo momento c'è un'offerta a tempo di 219 euro, spero che quando vedrete questo video l'offerta sia ancora disponibile. E quindi the winner is, dobbiamo distinguere, se avete uno smartphone Android, secondo me lo smartwatch che più vi fa vivere un'esperienza a 360 gradi, sia fitness che smart, dandovi una buona autonomia, è Samsung Galaxy Watch Active 2. Se poi implementerà ECG e rilevamento delle cadute nel 2020, sarà davvero un must buy e potrà rivaleggiare tranquillamente con Apple Watch. Per chi invece ha iOS, beh, può scegliere solamente tra Apple Watch, e quindi vi potrei dire Apple Watch 5. E invece no, perché per quanto mi riguarda in questo 2019, Apple con Apple Watch 5 ha fatto, non dico un mezzo buco nell'acqua, ma ha fatto un quarto buco nell'acqua, ha fatto un po' un passo falso, perché non ha aggiunto funzionalità. L'Always On Display è sì un qualcosa in più, ma non è una vera e propria funzionalità. E quindi, cari utenti iOS, per quanto mi riguarda, se ancora non l'avete preso, andate su Apple Watch 4, magari lo trovate, che costa un pochettino di meno, ma veramente il movimento del polso è assolutamente sensibile, non sentirete la mancanza di Always On Display e vi portate a casa lo smartwatch per iOS, che ad oggi, secondo me, come rapporto qualità-prezzo, è ancora il miglior smartwatch in circolazione.
Queste classifiche sono fatte per far discutere, quindi ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, like, iscrivetevi al canale. Se vi viene voglia di comprare uno smartwatch di queste, andate sulla mia vetrina virtuale amazon.it/shop/alexsmart. Ma quindi, alla fine di tutto ciò, non mi resta che augurarvi davvero un bellissimo 2020. Ciao a tutti!